Ehi, guardate, c'è della gente! Scusi, è qui la sorgente della Fregna? Sì, sì, è proprio qui! E dove, dove, dove? Dove, dove? Qui, è questa! Ma questo è il tuo cazzo? No, no, è la sorgente di quella che hai detto. Veramente? Ma sì, giuro, prendilo. Va bene. Luke, fermo stai. Il pianeta dei bugiardi questo è. Oh cazzo, ci attaccano. C'è scritto, Marco. È l'uno di guerra. Ragazzi impertinenti sono. Mamma mia, che schifo, che vergogna, guarda. Comunque io e Paolo ieri sera ci siamo strafogati di cibo e stamattina gli aliti sono da collezione. Importanti. Credo, è meglio il mio culo. Credo che la Hobby & Bobby farà una grande collezione dei nostri aliti. Mamma, le due, buongiorno. Iniziamo. Ciao. Attenzione. 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 Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Schiacci i tasti. Schiaccio i tasti. Anche oggi inizia una nuova puntata di questo documentario sulla merda. Oh, bella! Come? Oh, grazie ragazzi! Grazie. Milano. Cos'è? Una città piena di bestie selvagge e di loschi individui. Come potete vedere, su questa immensa prateria ci sono i Cogliones, una tribù che vive qui da circa 25 anni. Quello più vicino a noi, esattamente quello che sta pisciando su un albero, è il Giuseppe Palmieri. Una bestia strana, una bestia che non riesce a stare ferma. Nei periodi estivi vaga tra le Alpi e la Sardegna, molto probabilmente per accoppiarsi. Su quella roccia sta dormendo la femmina del gruppo, la Memmallus Cavillonis Pucciones. Ha le sembianze di una bistecca fiorentina, ma quello è il travestimento per mangiarsi la preda. È una bestia molto affamata. Sporcaccioni. Eccolo, lo stambecco Sedanone Salisei, un animale che cammina su due zampe, proprio per raggiungere con le braccia i banconi dei bar. Lui vive tutta la vita negli stagni. È vero. E rimane lì fermo in piedi per anni con un libro in mano. È vero. Assetato di birra, lo stambecco Sedanone Salisei viene mangiato da altre bestie perché non ha nessun travestimento. È vero. Perché è l'unico animale della prateria che non cambia il pelo. È vero. Proprio per non perdere il vizio. Esatto. Ma andiamo nella grotta. Andiamo nella grotta. Dove vive il poltrona lussuriosus Paolo Nois. Ecco. Un animale metà orso e metà terrone. Le sue origini sono vaghe, ma si suppone che arrivi dalla Puglia. Sì. Mangia qualsiasi cosa, e quando ordina al ristorante, deve sempre rompere i coglioni al cuoco per modificare gli ingredienti. Questo è vero. Paprika, vino bianco ma solo francese, verdurine grigliate per non ingrassare. Ma poi una volta da solo, lontano dagli occhi della compagna, si mangia qualsiasi cosa. Alzando lo sguardo, potete vedere su quei rami il gibbone bonobo della Mazzolania. Un primate dalle sembianze antropomorfe. Quasi. Gli piace grattarsi il culo tutto il giorno. E ama tantissimo tirare le pietre ai turisti. Di media ammazza dalle 20 alle 30 persone alla settimana. Non è vero. Fa tantissima cacca. E dopo che la fa, corre fortissimo gridando: Pescara porco. Per farselo amico, basta dargli qualche banana e delle scarpe firmate. Esatto. O qualsiasi oggetto che appartenga al film Ritorno al futuro. E adesso mettiamo la sigla e buona diretta. Grazie. Bene, grazie. Grazie, salve. Che bella descrizione. Centrata. Beh, mi sento bene oggi, sono orgoglioso di me stesso. Che bello, ammazzo 30 persone al giorno. Beh, più o meno sì, però, poi te lo spiego. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato in Italia. Buongiorno Italia, buongiorno! Buongiorno bellezze, buongiorno!
Allora, ieri sera io e il signor Locito sì. e consorti siamo andati a mangiare insieme. Abbiamo scelto un ristorante a caso molto bello, devo dire. Buono. Grande scelta, si chiamava Barcellona. Quindi la prima domanda che pone Paolo è: chissà cosa si mangia? Catalano. Ah, perché tu l'avevi capito? Hai guardato il menù? Beh, sì, scusa, si chiama Barcellona. L'avevi capito? Mamma mia, abbiamo ordinato tutto il possibile sul menù. Ma sì, no, allora il problema è la disincronia ordinatoria. Sì. Nel senso che sparavamo cose a caso con questo cameriere concitato, alla fine non smetteva più di portare roba. Il signorino qua, dopo aver mangiato la qualsiasi, ma penso anche un cameriere, ha avuto il coraggio anche di lamentarsi del conto. Dico, scusa Paolo, hai mangiato la qualsiasi, hai bevuto la qualsiasi, sei in America, i prezzi sono alti e hai speso... Quanto? Abbiamo speso $300 cosa? Più la mancia. Di tapas? Quattro gambe abbiamo speso. Di tapas? Sì. Bevendo birra. Beh, ascolta, tapas, questo ha ordinato, questo è uno squalo ha mangiato. No, io ho ordinato. Siete fuori. L'amon iberico. Sì. La burratina. La burratina iberica, famosissima. Le zucchine fritte. Iberiche, certo, famose. E le crocchette. Basta. Tu hai preso a un certo punto anche questi chickpeas last nips. Cos'è? I fagioli sono. No, non erano fagioli, erano ceci. I ceci. Che non li hai neanche mangiati. Tutte cose carissime, tra l'altro. Beh, i ceci costano, ragazzi, Io ho mangiato solo verdure. Il signorino qua, ovviamente, come sempre, con grande rispetto, si è dilaniato un maiale intero. Fammi capire. Allora, per quattro fette caccate di prosciutto e un po' di verdure, due birre, avete speso $400. Beh, abbiamo bevuto un po' più di due birre. Quante birre hai bevuto? Quante? Credo un 6 birre io e Paolo, le nostre mogli, mia moglie ha bevuto due birre. Buone. 8 birre sono tante. No, ma sai cos'è? È la tequila finale. È la tequila finale. Perché noi italiani, No, aspetta, è vero. Allora, vi do un consiglio. Voi italiani che venite in Florida. Sì, non ma in America in generale. In America in generale. Il concetto dell'amaro a fine pasto. Offerto dalla casa non esiste. Qua costa €20 a bicchiere. Ma perché? No, è così, casa amigos, via tequila. Ma la tequila la fanno con le agavi, che sono delle piante spontanee che crescono dal terreno. Ci sono delle cose che non hanno risposte. Ci sono dei posti dove è palese che siano cari e dove i deficienti vanno a mangiare poco spendendo tanto. Questi due deficienti ce l'hai davanti, sono Paolo Noise e Marco. Scusa, andate a proporre di cambiare il nome del ristorante in Las Inculatas. $400 per tre verdure e un prosciutto. Eravamo in una zona turistica e dove ci sono i turisti c'è l'inculata. Ma noi non ce l'aspettavamo, abbiamo anche detto: cazzo, i prezzi sono contenuti. $9. $7. $7. Somma 7, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 9, 4 bombe, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3,
Lollo Brigida. Ma sì, anche il cesso. Ma le vostre invece. Il fanno... grande Lollo Brigida. Ormai è il mio mito. Cioè, dice così tante cagate una dietro l'altra che ormai lo vorrei avere fisso nello zoo. Perché uno che spara così tante cagate tutte insieme, cazzo, guarda che è raro, è una rarità. Ma perché lui pensa di chiamarsi LOL o Brigida, capito? Pensa di dover far ridere. In realtà no, dovrebbe fare il ministro. Bravo, Fabio, bravo. Allora, è successa l'ennesima tragedia, un altro terremoto a Campi Flegrei. Ci collegheremo con Gio Pop, se non sbaglio, alle 15. Ha detto che risponde. Andrea, c'è? Moccia? Sì, c'è. Moccia. Sì, è su un aereo, quindi appena a terra. Ma dove cazzo va questo? Scusa, sempre? Va a controllare. Cioè, non può buttarsi col paracadute alle 3, così almeno siamo sicuri di avere il collegamento. Esatto. No? Cioè, poi volevo dire una roba al volo, che è uscita in questo momento la prima puntata del podcast 2046. Lo trovate su tutte le piattaforme, alle 14, Spotify. Alle 14. È un deficiente, Robazio. È un deficiente. Vabbè, ma guardate alle 16. Comunque è su Spotify, YouTube, tutte le varie piattaforme. Dovevo pubblicare il coso con i link, ma gli ho detto deficiente, sono in onda alle 2. Come cazzo faccio? Allora leviamo ascolti allo zoo. No, certo. Vabbè, ma lo guardate dopo. È video, audio, si può guardare quando si vuole. Detto questo, c'è una bella notizia per gli evasori fiscali, perché torna il famoso redditometro. Nel mirino le spese degli italiani per auto, case
e utenze. Perché picchi me? Perché tu sei uno spendaccione. Quindi io mi giro in motorino. Allora, io ragazzi, io ho una soluzione. Ah. Ve l'ho detto, se mi proclamate re, perché non voglio, la politica mi fa schifo. Io voglio avere il dominio totale. Giusto. Cioè, non voglio neanche sentire quello che ce l'ha con quella. No, 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 decido io, punto. Allora, io ho deciso che applicherei per le tasse in Italia, che sono sempre state un grande problema, no? Sì, tanti evasori. Sì. Molti evasori dicono: però che cazzo, le tasse sono troppo alte, alla fine è il governo che ruba a me, io rubo a lui, certo. Ed è tutta una ruberia. E allora poi i pensionati muoiono. E i pensionati muoiono. Allora, la soluzione è AAA, le tre A. Quindi azzerare tutti i debiti pregressi. Ammammata. No. Abbassare la pressione fiscale a una cifra decente. 25, vi sta bene? Aspetta, ci arrivo. E arrestare, cioè chi da quel momento in poi evade il fisco va in galera, come accade nei paesi civili. Sotto i 10.000 euro all'anno di reddito non si pagano le tasse. Ma adesso è 15, quindi è un aumento. No, anche se, ma chi? 15 chi? Ma chi paga il 15? Ma no, che cazzo adesso dici? Adesso fino a 15.000 euro non paghi le tasse. Allora vabbè, lo alzo. Fino a 15, dai. Fino a 15 zero, non si paga niente, niente proprio? Niente. 0-0? Fai 25. Allora faccio 22, dai, vaffanculo. 22 e mezzo. 22, allora, fino a 22.000 euro di reddito all'anno non si pagano le tasse. Oh. Per il resto, 25 massimo. Chi non paga va in galera. Basta, è semplicissimo. Però tu devi muore. Considerare che in Italia chi paga la maggior parte delle tasse sono quelli che hanno un reddito dai 35 ai 60 mila euro, che pagano quasi due terzi di tutte le tasse di tutti. Cioè chi guadagna meno di 35 mila euro non contribuisce granché alle casse dello Stato. No, ragazzi, io questa roba la faccio insieme a voi, anche insieme agli ascoltatori, la giusto in corsa. Allora, facciamo così. No, perché spesso chi guadagna più di 300-400 mila euro all'anno riesce attraverso il commercialista, società, questo in tutto il mondo, a pagare un cazzo. Cioè, scusa, è il ceto medio quello che la prende comunque, sempre nel culo. Scusate, comunque, ma io volevo correggere Fabio. 8.500. Vedi, allora ci stavo dentro. Deficiente, ma hai rovinato tutto. 8.500 sei nella soglia di povertà. Esatto. Vabbè, sopra paghi le tasse. Scusate, voglio essere generoso. 20.000, vaffanculo. 20.000, sotto i 20.000 non si paga un cazzo. Fai 20.100, così la prendo nel culo per un caffè. Ma perché, scusa? Perché quella soglia lì è una presa per il culo. Ah, perché poi c'è sempre quella fatturina lì in più che ti spara il 35% di tasse. Allora, facciamo così: fino ai 60.000, fino ai 60.000 facciamo 20%. Ok? Sopra i 60... dopo un anno. Sopra i 60.000, no. 25%. Però io vorrei capire perché per gli scaglioni IRPEF uno che guadagna 60.000 euro e uno che guadagna 5 milioni di euro pagano la stessa aliquota. Questo non lo riesco a capire. Bravo, non lo riesco d'accordo. A capire questo. Cioè, io tasserei i ricchi, tanto per cominciare. Ma i ricchi, ormai i ricchi non ci sono ci più. Sono, Marco, ci sono, in Italia ce n'è tanti. Ci siete. Ci siamo, Marco. Siamo lì. Siamo sempre sul pezzo. Uno c'ha 5 bombe all'anno di guadagno, riesce ad avere tipo una residenza a Monte Carlo, residenza in Svizzera, sposta la residenza. Ma Miami, guarda che si pagano le tasse. Comunque, alla fine paghi intorno al 30%. Poi la cosa bella è che puoi scaricare qualsiasi cosa. Questa è la Florida, Poi vai in California, ti ammazzano di tasse. E tra l'altro non hai un cazzo pagato. Cioè, non è che la sanità ce l'hai gratis. Certo. New York è intorno al 45-50% e ti paghi tutto, dipende dallo stato in cui vai. La Florida non paghi le tasse statali, non paghi le tasse governative, paghi solo quelle statali, per questo è la tassazione io molto so bassa. Io so che qualche anno fa in Florida misero il 5% di tasse sulle imprese per invitare tutte le imprese ad aprire in Florida. Così. Io ne guadagno 46.000 lordi, come si fa? Allora, tu rientri nel 25%, abbiamo detto? 25% di tasse fisse. Però se mi dai 5.000 euro faccio sparire la tua cartella. Esatto. No, no, no. Così siamo italiani, ragazzi. No. Dammi questo potere. Ma non dobbiamo più essere... Mi occupo io del fisco. No, io sono stufo di sta roba. Noi italiani non siamo dei disonesti. Ci hanno portato ad esserlo, secondo me. No, Marco. Sì. Lo siamo sempre stati dai tempi dei romani. No, non
è vero, non è vero. Siamo un po' furbetti. Siamo furbetti perché ci portano a farlo. Perché quando noi andiamo all'estero, tipo andiamo in Svizzera e vedi che tutto funziona, nessun italiano si permetterebbe mai di buttare la carta per terra. No, ci comportiamo bene. A parte noi la vediamo... carta, noi siamo che impiegati statali e non facevamo le telefonate extracontinentali perché tanto paga il padrone. È un cavolo, poi dopo ti licenzia. Perché scusa, Alisei, ma che cazzo dici? Noi guadagniamo sotto i 20.000 euro all'anno e da dipendente paghiamo tutto. Non scarichiamo niente. Abbiamo già corretto. Ormai prima. Non possiamo permetterci più un cazzo. Vabbè, comunque. Allora, abbiamo deciso, va bene? L'udienza è tolta? Non lo va bene, va bene. Come non lo sai, scusa? Non so, voglio un ufficio per posto. No, a 2 milioni di euro. Sì, ma io faccio, ragazzi, io faccio il re gratis. Basta che non mi rompete i coglioni. Io continuo a fare la radio, faccio il re e ogni tanto guardo e dico, ok, questo funziona, questo no. Allora cambio. Facciamo così, io e Fabio ci occupiamo di tutto. No, tutto no, per soli 6 milioni di euro all'anno. No, accidenti. Ci pensiamo io e Fabio. C'è già, esiste già. Esiste già. Allora, facciamo comunque così. Allora, io faccio il procuratore del mio commercialista, che è bravo, mi prendo il 20% della sua parcella. Vai a fare che sarà il culo, di 20 milioni. Perché comunque. Perché Alisei fa tanto quello, sai, il giustiziere, ma è un grande truffatore di merda. Non è vero. Sì, occuparmi di costruire dei... Posso occuparmi di costruire dei ponti? Ponti dove? Perché c'è da guadagnare un sacco. Dove devi fare il ponte? Ma il primo sullo stretto, c'ho un'idea. No, c'è già, mi spiace. No. C'è già, un altro ponte. Il ponte da Torino a Bergamo. La sì. Madonna, cosa sei? La TAV. È fattibile. Ma scusa, fai un ponte su, che cazzo ne so io? Su Catania. Sull'ippodromo. Catania è tondo. Voglio un tonto ponte. Un tonto ponte? Cazzo, unisco la rotonda al ponte. Minchia, ragazzi, che... Ah, è la sopraelevata però. Sì, bello. Un circuito. Credo bello, che bello. Ci abbia già pensato Scaiola in Liguria, penso. Cioè, fai un giro a Loano, quei posti lì, c'è già. Oh, comunque lui. Se mi fate re, tutti quelli che sono al governo in questo momento e non, cioè tutti proprio, tutti in galera li butto, così. Bravo. Senza saperne leggere né scrivere. Tanto Marco, come vedi, prima o poi ci finiscono da soli. Salutiamo esatto. L'amico Totti, ciao grande Totti. Mamma mia. Sai che da Totti non me l'aspettavo. No. Ma non è Totti il calciatore deficiente. Non hanno arrestato lui. Totti, non è Totti. Ma gioca a calcio anche lui? No, Totti. Con una T sola, deficiente. Comunque ragazzi, oggi apriamo la puntata, visto che abbiamo parlato di ristoranti di merda. Sì. C'è un programma che conduce il nostro amico Alessandro Scortese, si chiama Quattro Ristoranti di Merda. Lui va in giro per l'Italia, basta visitare quelli di lusso e gli alberghi di lusso, che due coglioni. Giusto. Diamo nelle bettole, quelle vere, quelle terra a terra. È andato in un ristorante vegano, macrobiotico, chilometro zero, senza glutine. Toglioli. Ci colleghiamo e sentiamo com'è andata. Andiamo, vai. Alessandro Scortese presenta Quattro Ristoranti di Merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a Quattro Ristoranti di Merda. Benvenuti a Quattro Ristoranti di Merda dal vostro Alessandro Scortese. Eccoci, buonasera poveri, sono Alessandro Scortese, quello con la mamma buona che faceva i filmetti con le zinne al vento, occupiamoci della puntata odiuerna. Si può sopravvivere mangiando solo il contorno? È la domanda a cui cercheremo di rispondere in questa puntata di Quattro Ristoranti di Merda. Ecco fatto. Bene. Mi trovo infatti a Castel di Pongo e quello che vedete alle mie spalle è il ristorante Manco le Capre, un locale specializzato in cucina vegana macrobiotica senza glutine a chilometro zero. Diga. Per chi non lo sapesse, la cucina vegana macrobiotica senza glutine a chilometro zero è quella in cui si evita di mangiare tutti gli alimenti per cui vale la pena vivere e si scorreggia a più non posso. Tappiamoci il naso ed entriamo a conoscere il proprietario. Quattro ristoranti di merda, speciale vegano. Ciao Alessandro, benvenuto al nostro ristorante. Grazie, ma lo sai che puzzi di morto? Non avrai per caso qualche malattia contagiosa? No, perché se mi attacchi qualcosa ti prendo a testate fino all'inferno e poi ti do in pasto al demonio. No Alessandro, sono benissimo, sono sano come la pesca. No, è che sono un vegano macrobiotico senza glutine a chilometro zero da...
30 anni ed è stata la miglior decisione della mia vita. Non sembra. Scusa, un momento, ho un calo di pressione, un momento. Mi sento un secondo, mi siedo, dai. Incominciamo bene, vabbè, dimmi un po', quali sono i piatti migliori di questa fogna di merda? C'è qualcosa di commestibile? Allora, sì certo, allora, cara mi gira la testa. Allora, Susanna, per favore, spiega il menù all'ospite che mi sento di svenire. Vai. Benvenuto a Manco le Capre, dottor Scortese, il nostro miglior ristorante vegano macrobiotico senza glutine, chilometro zero, con questo nome. I nostri piatti sono delle carsi baffi, perché i baffi hanno di gran lunga un sapore migliore. Porca vai da un fottuto alieno! Aveva ragione Red Ronnie che sti merdosi alieni esistono e sono fra noi. Ussa via, brutto mostro! Non mettermi sonde nel culo o ti sfondo. Non sono un alieno, ho un colorito verdognolo a causa di una cronica carenza di tutta una serie di sostanze nutrienti che si trovano solo nel cibo vero. Ma non è poi grave, ho 27 anni, ne dimostro 59 e ho le mestruazioni ogni 4 ore. Farò finta che sto mutante sia umano. Non vorrei mai che decidesse di mangiarmi e portarmi sul suo pianeta di merda. Senti, alien, che cazzo si mangia in questa fogna? È copiata del giorno. Tristezza di foglie e salsa di foglie. Purè di corteccia con una cosa gialla e insipida che cola dal soffitto. Insalata di rametti e ghiande sverminate. Spine di cactus al cartoccio. Battiscopa al vapore. Spaghetti di muffa al ragù di cotone. Minestra di polvere e acqua di pozzanghera. Frittata di segature e semi d'ortica servita su un letto di trucioli. Ombra di seta nei ferri. Straccetti di Gazzetta dello Sport all'inchiostro rosso. Torta di vetri e pan di scarpe. E una mousse di carta da parati con granella di concime. E che concime e cavei non sono proprio vegani, sono più veg. Se ha voglia di cerume lo può trovare nei capelli dello chef. Ecco. Vabbè, schifo. Ho capito, portami il telefono. Aia. Non posso, il telefono non è nel menù. Ho detto portami il telefono, cazzo. Aia. Ok, ora mi avete davvero rotto il cazzo. Aia. 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 Dai che mi son debole. Aia. Per motivi legali non possiamo mostrarvi il filmato dei 20 minuti in cui i proiettili del nostro Alessandro Scortese sono stati brutalmente aggrediti dalle facce dei dipendenti del ristorante Manco le Capre. Una volta calmatisi, i bruti hanno acconsentito a far usare il telefono al nostro conduttore, che lo ha usato per farsi recapitare un pasto decente. Oh, finalmente, il mio triplo cheeseburger con doppio bacon, ali di pollo e gorgonzola impanato e fritto. Lo vedete? Oh, questo sì che è cibo. Un'altra avventura umile in un ristorante di merda del nostro bel paese. In culo agli occhi dolci e quasi umani dei bovini. In culo alla sensibilità umana. In culo agli animalisti. Ora mi mangio il mio bel panino e immagino la sofferenza afflitta a ste povere bestie per il mio egoismo spregiudicato. Fottetevi, mucche. È colpa vostra se fa caldo a maggio. Porco c***o e magno tutte. Adesso basta fare il bravo ragazzo. Fate arrivare il mio furgone della Mercedes che inquina più dell'Ilva di Taranto e portatemi nella mia reggia. Ho respirato troppa puzza di poveri, devo farmi la doccia sterilizzante. Cane, cosa se deve fa per magnà? Quattro ristoranti di merda. Speciale vegano. Alessandro. La doccia sterilizzante, però è interessante. Sì, per i poveri. Sai quelle che vedi nei film, tipo quando vanno nello spazio. Sì, no? Entrano nella navicella. Sì, sì, che devono sterilizzarli. Oh, pensa che io sono vegano, però su certe robe sono d'accordo che c'è un pelo di eccessivo. Un pelo di esagerazione. Vegetariano. Vege vegano sono. No, dipende. Ogni tanto mangio il formaggio. Beh, le uova le mangi, dai. No, le uova raramente. No, non... Allora, se le mangi. Ci sei vegetariano? No, ho detto raramente proprio. Vabbè, ma ne basta una volta. Ho capito. Comunque, sono veg. Sei stronzo. Sono stronzo. Sì. Tu invece sei porco di merda. Sì, ecco, sì. Mangi tutto. Io ingoio tua madre. Tu sei figlio di puttana. Va bene? Ingoio tua madre e tuo padre. Sempre dal punto di vista alimentare, chiaramente. Ah, beh, no, certo. Comunque, il caldo che c'è in questi giorni, non so se Milano fa un caldo boia. No, mai. Milano siamo un No, poi invece inferno. Piove. A Lanciano, e qui mi sorge un dubbio, perché vicino a Chieti questi primi caldi hanno acceso i bollori di due porcelloni abruzzesi. In piena notte questa coppia si è messa a fare sesso anale, tra l'altro. Bene. Non so come hanno fatto a vedere. Si capisce. Si evince, gli occhi Marco. Molto aperti e la bocca in un
grigno. In piena notte questa coppia si è messa a fare sesso anale in mezzo alla strada nel pieno centro della città in provincia di Chieti. Magari lei lo urlava proprio. Io credo che possa essere Ivo Avido e la sua meravigliosa compagna. Io spero di no per la compagna più che altro, per lui non me ne frega un cazzo. Madonna, sai che belli quelli dietro le finestre che si segavano? Ma chi si sega? Dai, li hanno fatti finire e poi li hanno arrestati. Ma chi? Sono arrivati dice, aspetta, aspetta, aspetta un attimo. Voi avete mai fatto sesso in luoghi pubblici? Sì? Madonna. Pubblici? No, pubblici, tu? Hai mai chiamato? Guarda che non può parlare perché ieri sera la moglie gli ha fatto il cazziatone. Ah sì, Fabio, tu hai chiamato? In mezzo alla strada? Mamma mia. Sì, tipo? Non so, vagone di un treno, cesso di un treno, costumeria di un teatro, in università la laurea in di mio fratello. Mezzo alla strada, volevamo sapere. Su una spiaggia nudista. Bello, bello. In mezzo alla strada, vabbè, in macchina, in camporella. No, adesso non mi ricordo all'esterno. Come si chiamava quella discoteca, cazzo, dove andavamo a fare i capital party. Ogni volta mi dimentico il nome. Discoteca. Però lì fuori dalla discoteca mi sono fatto certe chiavate in macchina, passava la gente. Io tra l'altro cabrio. Quindi facevo finta di avere un pupazzo, di essere un ventriloquo. Chi è che non se l'è fatto succhiare in console? E poi c'è stata quella epica dove ho chiavato nell'ufficio, l'ex ufficio di Cecchetto. Quello è stato molto bello, quella è stata molto, molto interessante. Con Cecchetto, tra l'altro, che se lo ricordo ancora adesso con rammarico, penso. Ma mi ricordo, lui aveva questo telecomando che praticamente oscurava i vetri, aveva un gas cinese dentro, no? E nel momento proprio clou del rapporto, lei col ginocchio schiacciava e rischiacciava, e quindi vedo o non vedo. Vedo, non vedo, c'era vengo, fuori la vengo. Guardia a un certo punto. Vengo, il problema vengo. Era la tua faccia attaccata al vetro e lei dietro. Comunque, io l'ho fatto nelle sabbie mobili. Dove? Sì. Ma quando? Un carro armato. Volevo dirla più grossa di voi. Ma dove? Dove? Poi? Poi dove l'hai fatto? Poi volando. Volando con chi? Volando con un piccione. Voilà. Ho scopato un piccione volando. Ha scopato un piccione. Ero piccolo, io ero molto piccolo. Eri molto piccolo. Poi su una barca a vela nel deserto. Non esistono le barche a vela. Esagerare. Ah, ok. Pippo, voglio dire, cosa? Sardegna potrebbe raccontarne assolutamente no, zero. Io ho mai fatto nulla di strano. Dentro un nuraghe, no. Tutto regolare, tutto al massimo tutto. Una camporella proprio esagerata. Chicca, hai mai fatto una chiavata in strada? In macchina? La chicca anche in seggiovia, so io. Sì. No, sì, in macchina è capitato. In spiaggia. Bello, in spiaggia, sì. Sul kayak. Puccioni sì. In povertà lei premette a Riccione alle 3 del pomeriggio sulla zattera, sulla 92 zattera. Di domenica. Non me lo dirò mai a questo punto. Rimarrete con la curiosità, dai, diccelo. Sì, l'ho fatto anche dove? In un parco all'aperto senza macchina. Sì. Wow. Ma pecorazza o eri. La posizione non è stata chiesta a nessun altro, quindi non te la dico. Che palle! La pecorina in un parco era un po' tosta. L'ha appoggiata all'albero. La Letizia non me la aspetta. Io sì. Però è la più pratica, ragazzi, cioè in assoluto la più comoda, voglio dire. Fabio. Non lo so. Fabio ovunque. Cioè, allora tu prendi il Monopoli e ogni via l'ho battezzata. Cioè, Bastioni, Gran Sasso, Archimede, tutto. Tra l'altro ieri era il suo compleanno, gli faccio tanti auguri, volevo fare gli auguri a Angelo della Vipernolo e grazie a lui una volta ho provato l'emozione di chiavarmi una sul cofano di un Ferrari. È stato molto bello. Bisognerà comunque molto avvisare bello. Angelo della Vipernolo che affitta auto di lusso che Angelo, ricordati, ogni volta che tornano le tue macchine se comunque, sono chiavate del seme di qualcuno c'è sempre. Quando ti siedi sulle tue macchinine dici c'è la porta. Ma io stavo molto attento perché non volevo rovinare la macchina. Ma non solo nostro. Uno che affitta una Maserati, un Ferrari, Mercedes, si figuri che problemi ho. Cioè, secondo te cosa ci fa? Ma no, va in giro. Sì, certo, brum brum brum. Vabbè, lì era un'estate, era un'estate dove ero libero. Estate italiana. Tra l'altro c'era una telecamera che mi ha ripreso, quindi penso che qualcuno abbia filmato. Ma anche filmato. Dentro la macchina, lo sai che ci sono. No, adesso forse. Sì. Era tanti anni fa. Comunque ci colleghiamo. Ah, perfetto. Ci colleghiamo con un blocco nuovo che ha realizzato Lucilla insieme a questa pagina Instagram che si chiama Vabbè, mi son fatta di peggio. Esatto. E dove raccoglie praticamente tutta una serie di robe reali. Di confessioni reali, sì. Di donne che hanno avuto delle esperienze orribili con uomini di merda. Quindi lo ascoltiamo. Ci colleghiamo con Vabbè, mi son fatta di peggio. Non esistono limiti alla sfiga in amore. In questo parco zoologico di maschi alfa, sottoni, splendidi, sfigati e rarissimi principi azzurri, se si parla di storie assurde, ce n'è per tutti i gusti. A
Allora ecco gli aneddoti più incredibili di situazioni amorose di fronte alle quali, con rassegnazione, possiamo sempre commentare: vabbè, mi sono fatta di peggio. Oggi parliamo di... scuse creative per le corna. Oddio. Avevo il dubbio che mi avessi tradita, così mi sono messo in pari. 1-0. Palla al centro. L'ho fatto per te, così quando ti stancherai di me e vorrai lasciarmi, avrai un motivo valido per farlo. Ecco. Mamma mia, quanto sei stronzo! Ma ti capisco benissimo. Non ero in me, ero posseduto da un demone. E nel posto di andarci a letto, ho avuto paura. Mia mamma mi ha detto di tradirti per capire se ti amo davvero. Mi è sembrato un buon consiglio. La mamma è sempre la mamma. Mi hai fatto venire tu la curiosità dicendomi che lei mi veniva dietro. Così ho voluto verificare se fosse vero. Già, è colpa tua, stronza. Oh, ha fatto tutto lei, te lo giuro. L'hai già usata, vero? Non ha significato nulla, giuro. Ho pensato a te tutto il tempo. Ho pure detto il tuo nome venendo. Il rispetto viene prima di tutto. Le corna all'estero non valgono. Provare una ragazza locale fa parte del divertimento turistico. Non fa una piega. Ti ho messo le corna perché mi stavo affezionando troppo e non volevo legarmi. Ecco, è stato un atto di autodifesa. Ora sono pronto per una storia seria. Guarda, sicuramente anche lei. Uguale, uguale, uguale. Ma è una commercialista, non significa niente. L'ho fatto solo per avere lo sconto sulla dichiarazione dei redditi. Allora, prima inizia a pagare le 12 cartelle dell'Equitalia che hai nella posta e poi ne parliamo. Pirla! Vabbè, mi sono fatta di peggio. In collaborazione con la pagina Instagram Vabbè, mi sono fatta di peggio. Bellissimo. Tutte vere, tra l'altro, tutte vere. Non dire di essere stato posseduto da Satana. Beh, può succedere, sì. Guarda che Satana esiste, il bene e il male. Abbiamo detto ieri, brutto cretino. Usale. Un demonio mi ha detto di scoparmi. Mi hai tradito tua moglie, tu. Ma sei pazzo. Lo faresti per 1000 euro? No. Un milione. Un milione. 3 milioni. Amore, non è tradimento. No. Sono stato posseduto da George Washington della banca. Purtroppo è una contrattazione. 5 milioni. 5 milioni, stai scherzando. Porta anche lei a guardare. Il programma che non piace vi ricorda che ci potete vedere e ascoltare ovunque. Ci potete ascoltare in diretta radio dalle 14 alle 16, in diretta streaming sull'app di 105 e in replica radio dalle 23 all'1 di notte. Dalle 16 la puntata viene caricata su tutti i portali musicali e sull'app di 105. E infine ci potete vedere sul canale 66 del Digitale Terrestre dalle 23 alle 24 e in streaming video sull'app di 105 dalle 14 alle 16. Segnato tutto? Noi siamo un sacco di aspetta un secondo che vado a far contento Paolo. Stai lì, aspetta. No, ma tranquillo, mi piace parlare e non sentirmi. Madonna, aspetta. È sempre così, ragazzi. Scusa, lui è insoddisfatto perenemente. Stai parlando sopra il disco preferito della Puccioni che sta ballando come un roboso al bar Gain. Si balla. Va bene così, rompi coglioni. Sta ballando come Alberto Camerini degli anni d'oro. Esatto. No, come Alberto Camerini oggi, credo. Che palle che sei. Va meglio così, sei contento? Stavamo commentando la Paccioni. Scusate, so che oggi bisognerebbe toccare degli argomenti molto seri e ne parleremo alle 3 per quelli che scrivono. Ma non avete ancora detto niente. No, lo facciamo insieme con un esperto. Lo facciamo con un esperto per evitare, come sempre, di dire cazzate, perché già quelle ne diciamo in abbondanza. Infatti. Però, allora, secondo una speciale classifica stilata da non mi ricordo chi, credo Novella 2000. No, Novella 2000. Una super fonte, quindi. Vabbè, che c'entra? Damiano dei Maneskin risulta essere l'uomo più bello d'Italia. Ma non con quei baffi, però. No, dai, ma poi tra l'altro è pelato in questa foto, guardalo. Cioè. Ma perché? Cioè, lui cambia look ogni giorno. Sembra un alieno, sembra Erasmo. Sì. Cioè, che non è proprio. È vero, ci assomiglia. Però bello è bello, dai. Non è bello, è un bel tipo, sì. Però essere il più bello d'Italia, perdonami. Non è troppo alto per i miei gusti, a me non piace.
Vabbè, Puccioni, tu non conti un cazzo nella classifica. Guarda la chicca, guarda gli occhi della chicca che ha laserato la Puccioni. Lo chicca, so, chicca. Puccioni, Puccioni. L'unica della redazione a cui non piace. Ma voi come valutate la bellezza in un uomo? Cioè, in questo caso è bello perché è famoso, no, perché è un cantante. Io guardo le branchie. Perché è un po'. Ma tu non sei una donna. Sì. Perché è un po' ribelle. Cioè, cos'è che vi piace? Marco, prima della risposta, godiamoci questi due secondi di passerine, sì, che fanno que que. Sì, sì. Pensando, sì. Come sei stupido. Come diceva Leone, queste passerine che fanno que 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 que. Pensando que a Damiano. Prego, sì, rispondete, sì, pure, ragazzi. Scannatevi, dai, bastardo. Dai, voglio sentire. Cioè, chicca, no, perché vabbè, sono gusti, cioè, a te piace? Cioè, se lui facesse, a me piace il, molto. Se facesse il ferro tranviere, no? Cioè, avrebbe lo stesso fascino. Sarebbe uguale, uguale. Ah. Cioè, tra l'altro, non lo conoscerebbe, l'unica differenza è quella. Dimmi. No, però assomiglia a Toki, eh? Sì, sì, è che, sai che la prima cosa che ho pensato quando ho visto Damiano. Caduto dal sesto piano in un incendio di una vetreria, però assomiglia a Toki. Puccioni, tu cosa cerchi in un uomo? Sicuramente non i soldi, perché sappiamo che esatto, tu proprio... Esatto, no, bebo. L'occhio spermatico. Ma a lei piace Tananai, ad esempio. A me piace Tananai tantissimo. Beh, un bel ragazzo, Tananai. Tra l'altro è ospite della prima puntata che è già in onda adesso del podcast. Lui e 2046. Le sue occhiaie, che salutiamo, che sono Franca e Yolanda. C'ha quest'occhio un po' così. Sì. Vero, sì. Vero. Però è un ragazzo simpatico, molto intelligente, carino. Io. Scusa, Puccioni. Me lo sai scopato. Papà. Com'è l'occhio spermatico? È quello che ti fa. Che ti fa... Non sei una donna. Sì, che sono. Vai a rispondere lei. È quello che quando ci sei. Tu ci sei solo tu, capito? Cioè ti guarda con quella roba. Non esiste quell'uomo lì. No, infatti, sì. Però te lo fa credere. Cioè, tuo marito c'ha l'occhio spermatico? Cioè, tuo marito quando ti guarda c'ha quell'occhio lì? Beh, sicuramente mi ha affascinato il suo sguardo, il suo modo di toccarsi i capelli quando l'ho conosciuto. Quando sì, li aveva. Potresti mai stare con uno strabico? Cioè, perché sai, lo sguardo ha due occhi spermatici in due direzioni diverse. Non lo so, dipende. Se con quello giusto mi guarda bene. Ti faccio una confidenza, Letizia. Quando un uomo guarda te e sembra che ci sia solo tu, è perché effettivamente ci sei solo tu nella stanza. Se ci fosse un altro, lui riuscirebbe con la visione periferica a far sentire così anche l'altro. Aspetta, Letizia, ma è quello un po' socchiuso che ti dice: no, quello è pechegno. No, 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 uno solo, tutti e due. Oppure quello un po' aperto che ti guarda, ti scuta. No, cioè, non si può descrivere, è una sensazione, ti trasmette qualcosa, è un uomo che ti trasmette qualcosa, ti guarda tuo marito c'ha l'occhio spermatico, secondo te? Cioè, quando beh, ti sicuramente guarda... mi ha guardato profondamente quando mi ha guardato le prime volte. È perché voleva capire com'eri. No, sì, hai scoperto che è stigmatico. No, comunque tra me e Stefano c'è stato un malinteso, cioè tutto è nato da un malinteso. Attenzione, apriamo gli altri. Attenzione, scoop. Sentiamo, vai. Io ero andata dalla parrucchiere, me l'ho fatta ai capelli, pensando di essere belloccia. E lui mi ha guardato dalla vetrata qua che c'era, mi ha fatto così, no? Ha alzato i pollici come... E io ho pensato, olè, gli sono piaciuta. Invece lui mi stava dando della cretina, perché secondo lui avevo i capelli bagnati, capito? Era inverno. E quindi, brava, furbissima. Allora, lui ce l'aveva con te perché gli hai copiato il taglio. E questo lui non l'ha mai digerito. Il fatto che tu ti facci i capelli come i suoi, lui non lo digerito. Ma la domanda più grande è: che cazzo ha visto Cristina in Fabio? Cioè, cosa... Allora, Paolo era presente. Paolo era presente. E io all'epoca comunque ero un Adone. Cioè, una persona di una bellezza lancinante. Paolo mai, può confermare. Fabio non sei mai stato bello. Una cultura e di un'intelligenza strabordante, capito? Allora, la tecnica di Fabio appunto è la sapiosessualità. Sì, sì. Cioè lui trova queste donne che rimangono affascinate dalla sua cazzabubola, no? Sì, sì, lui sì. Poi inizia a fare l'occhio alla Clark Gable. Ma esatto. Che occhio? Ma c'è una gettoniera al posto degli occhi. Allora, poi parla delle occhiaie di Tananai. Ma ti sei visto gli occhi? Sembri una fica picchiata. Sono un poeta bohemien. Ma chi? Ma va, tu sei un poeta del bresciano. Ma quando io apro bocca, le donne pendono dalle mie labbra e mi danno le loro, tutte e sei. Certo, certo. Vedi, l'arguzia, l'arguzia. Meno male che è tardi, grazie Pippo per il gong. Ci colleghiamo con quelli del 5 Gigi, andiamo, vai. Ballerò un segnale per comunicare, cerchi di imitare questo suono qua. Se si sente male, provi a contattare quelli del 5 Gigi. A causa
del meteo avverso, gli operai del 5 Gigi devono intervenire d'urgenza per scongiurare un drammatico caso di purple rain che potrebbe compromettere la rete elettrica. La cittadinanza tutta è pregata di collaborare con sollecitudine e senza fiatare, altrimenti calci nel culo. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, non riscosso il disturbo. Sono lavorati al 5 Gigi, stiamo lavorando in sala, dobbiamo staccare la corrente per qualche ora. Va bene. No, perché c'è un caso di purple rain, non so se ha visto che c'è il meteo avverso e quindi dobbiamo staccare la corrente per intervenire, per scongiurare purple rain. Ma non capisco cosa vuol dire. Non ha guardato fuori quando piove? Adesso sta venendo due gocce d'acqua. Adesso sta venendo due gocce d'acqua. Prima sono venute almeno tre, e dopo ne verranno anche cinque, scusi. C'è tanta pioggia. È previsto allerta meteo avverso, purple rain. Purple rain. Quindi è passato dietro da quanto? Guardi, dipende. Se può da due ore, tre ore, quattro ore. Dipende da quando ci si mette per il purple rain. Lui si è alzato tutto il freddo, questa cosa qui si è alzato tutto, È per questo che stiamo intervenendo, per non far saltare tutto, perché purple rain con il meteo avverso è terribile. Senta, scusi, che non c'ho tanto tempo, che devo staccare i contatori. Se può segnare questo codice poi che la chiameranno per riattivare tutto? Sì, aspetta un momento. Sì, grazie, scusi il disturbo, che abbiamo da fare tante chiamate. Che purple rain. Mica. A Rovazzi ci fregano i cazzi. Ha segnato codice? Sospirando. Ha segnato. Quelli del 5 Gigi. Pronto? Sì, pronto signora, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi. Stiamo intervenendo per un caso di purple rain. Dobbiamo staccare la corrente per qualche ora. Scusi, come mi lascia al buio? Sì, purtroppo signora, senza corrente si rimane al buio, se c'ha delle candele. Ma che cosa dovete fare? Perché c'è questo caso di purple rain, non so se ha visto il meteo avverso, che piove tanto, insomma, signore, c'è questa purple rain e dobbiamo intervenire per scongiurare dei contorcircuiti. Bibi babà, senti, sono anche interferenze. Certo, bibi babà, buonasera, e non faccio più il mio numero. Bibi babà, sono interferenze, signora, dobbiamo intervenire per il purple rain. Signora, bibi bobo, ma bibi bobo, anche la vecchia lo chiama. Quelli del 5 Gigi. Pronto? Sì, signora, buongiorno, sono un operaio del 5 Gigi. Ma io non so neanche chi è lei, non so neanche... Signora, sono un operaio, siamo in strada, c'è stato un caso di purple rain, stiamo intervenendo d'urgenza per il tempo avverso e dobbiamo staccare la corrente per 2-3 ore. Va bene, fate un po' quello che volete. Io cosa vuol... Lo sindaco dirà qualcosa. Almeno un grazie, signora. Un grazie, piccolino, ci sta. No, perché deve essere il sindaco a dire queste cose. Guarda, signora, io il sindaco non lo... Pronto! Deve essere il sindaco a dire. Il sindaco passa in città, ci dovrà tutto. Vede che stacca la correndo. Grazie del sindaco. Dove cazzo vivono questi? Dentro Don Matteo vivono. Pronto? Signora, sto qua col sindaco. Sono andata a recuperarlo. Vuole parlare con lui? Fate quello che vuole, ma io scusi, ma lei dov'è? Buongiorno signora, sono il sindaco sindaco. Sto qua col sindaco sindaco, senti? Dove? Sono in strada, signora, dove ci stanno i tubi, dove passa tutto, elettricità, fogne, tutto qua. Va bene, ma io non lo so, io non vedo niente qua. Ma perché, signora, noi siamo sotto il manto stradale, non è che... Ma lei, scusi, chiama tutti? Certo, signora, chiamo tutti. Allora chiami, va bene, se mancherà la corrente capirò che è mancata la corrente. Ecco, appunto, signora, se si segna... Buona giornata. No, aspetta, se si segna... Porca puttana. La bastarda. Pronto? Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, la pensavo che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora. Va bene. Si segni il codice per la riattivazione, per favore, ce lo fa sentire adesso il mio collega, se prendono appunto, grazie. A Rovazzi ci fregano i cazzi. Ha segnato il codice, signora? Sì. Che codice ha segnato? Ma si è sentire, per piacere, io non ho piacere di farti queste telefonate. Se mi stacca la corrente la stacchi, quando sarà il caso di riattivarla qualcuno ci penserà. No, ci sto pensando io signora, ma se lei non si segna il codice io che mi riattivo. Se segni questo codice... Io il codice l'ho segnato. Cosa ha segnato? Vediamo se corrisponde. Ma scusi,
io non so neanche chi è lei, che cosa le devo dire di codice se lo faccio o se non lo faccio. Ma non lo so. A me queste cose non piacciono. Se c'è così un dente passa con un camioncino, un tesserino di riconoscimento e mi dice tutto quello. Ma che so, quello dei gelati, signore, che passa col camioncino. Non mi interessa. Si segni questo codice, per favore, dia una mano, signore, che siamo sotto l'ho la pioggia. Ma ha segnato! E cosa ha segnato? Vedi che cosa ha segnato? Cosa ha segnato? Ma deve vedere se è giusto, vediamo, vediamo. Me lo ripeta lei. Ecco, glielo faccio sentire. A Rovazzi ci fregano i cazzi, a Rovazzi ci fregano i cazzi, a Rovazzi ci fregano i cazzi. Perfetto. Perfetto, che ha segnato? Quello che mi ha detto il suo collega. E che cos'è che gli ha detto il mio collega? Oh, ma senta, ma se ha tutto questo tempo da perdere, la persona aveva già riparato il gatto. Ma scusi, abbia pazienza, signora, noi adesso lei sta di cantieri. È cantierologo e sta al lavoro mio. Deve segnare un cazzo di codice, non è capace, e adesso lei sta al lavoro mio. Ma io l'ho già scritto, ZZ, ma che cosa credo che sia deficiente? Ma non è quello il codice, signora. Ce lo faccio risentire. Allora, lui mi ha detto questo, niente altro. A Rovazzi ci fregano i cazzi. A Rovazzi ci fregano i cazzi. A Rovazzi ci fregano i cazzi. Ecco, assegnate il codice? A quello che ha pagato ZZ. E che dobbiamo venire con la moto da cross? Ma va, fanculo, va. Quelli del 5GG. Non era da cross deficiente. Cos'era più? Ma dai, il Gilera KK e il Gilera KZ. Cos'erano due più? 225 la strada, bellissime. Non erano da cross? Ma no. Io le portavo nei boschi per provarle. Ma non erano le mie, però. Che cazzo stai dicendo? Cosa stai dicendo? Erano carenate, coglione. Sì. Mamma mia. Dopo che passavo io, no. Oh, saprai un sacco di quello che sì. vuoi, ma di moto niente, e macchine. Niente, mamma niente, mia, niente. La moto da cross. Non erano ma tu da che cross. Cazzo ne sai? Niente, ma non erano da cross, no. Neanche l'NSR? Da... Cos'era? Una no, moto? No, l'NSR da... lo so perché ce l'ha anche lo zio Muschioni. No, non è oh, il Tuareg era no. l'Aprilia? Tuareg? No, Tuareg è una. Aprilia. Aprilia. Era un animale, cioè un personaggio del deserto con questo velo blu. Beve il tè. Beve il tè con i pinoli e va a dormire. Caballero, Fanti Caballero. Cinquantino, cinquantino, dai. Cinquantino, perfetto. Vediamo, aspetta. Il dai, una difficile. Aspetta, l'enduro, non erano enduro? No, non erano enduro. Chi era l'XT, enduro? L'XT era enduro. L'XT era enduro, bravo, Yamaha. Ecco cosa ho fatto cadere nel fiume. Questo è lo Zoo di 105, il programma che non piace. Noi siamo. Ma io gliel'ho detto, ma io non ho problemi a dire che la canzone è brutta. Cioè. No, non è brutta, è una merda. Vabbè, è brutta. È una cloaca, un mix di robe anni 90. Cioè, è brutta. Cloaca. È una cloaca. Sì, una cloaca. Vespasiano con le dita dei piedi. Sì, ma io non ho problemi, ma io credo che lui mi voglia bene perché sono onesto e sincero. Gli voglio bene nonostante la canzone. Cioè, questo dovresti dirgli. Cioè, ci stava se era la sigla di un cartone animato, una roba del genere, però. Cartone animato sui Maranza. Sui Maranza. Cioè, bello, usala come sigla dei tamarri. Mara allora. Maranza potrebbe essere. Mara Maranza. Si trasforma. Si chiama Maranza. Troia. Vabbè, ragazzi, è così. Non è che uno può far tutto bene, ogni tanto. Ma almeno volevo una rispondere. Cosa. Volevo rispondere a questo povero coglione che ovviamente verrà bannato tra 30 secondi dalla 29, zia. Tanto 28, 27. Sì, perché allora, noi abbiamo preso una strada. Ormai. Sì. Quando superi i 50 anni non c'hai più voglia di litigare e discutere con le ma persone. Ma anche 48 comunque ti. Sì, però dai 50 in su la tua pazienza si riduce veramente ai minimi, no? E quando vedi che non c'è speranza, cioè una persona non ha la volontà di cambiare idea o di ascoltare. O di stare zitto anche, insomma. O di stare zitto, ma c'è proprio, sai, proprio la predisposizione a rompere i coglioni per qualsiasi roba. Esatto. Io non ho più voglia di perdere tempo, quindi quando qualcuno scrive una roba che non mi piace nella mia pagina, quindi a casa mia, io ti banno, punto. Ti stimo. È un classico. Ah, tu la libertà di parola. La libertà di parola ce l'hai, c'hai la tua pagina. Apriamo un social, i bannati. Ma sì, sai quanti migliaia sarebbero? Cioè, allora, tu hai la tua libertà, nel senso che ognuno di noi ha la possibilità di aprirsi una pagina su qualsiasi piattaforma, ok? E lì sei libero, ovviamente rispettando le regole di ogni piattaforma, di dire e fare ciò che vuoi. E ti assumi le tue responsabilità. Domanda, ma Bruce Banned qua che cosa ha detto?
No, ma niente, te pareva. Mazzoli sa tutto lui di moto, sa tutto lui di macchine, sa tutto lui di processi, sa tutto lui. Allora, io so tutto di macchine, so tutto di moto, so tutto di radio, perché è il mio lavoro, certo, e lo faccio da quando sono nato. Sui processi non so un cazzo, ma ne so abbastanza su uno, che è quello di cui abbiamo parlato ieri abbondantemente nei giorni precedenti. Figa, allora sai tutto tu. So tutto io, sì, questo so tutto io. Banna Palmieri, banna Palmieri. Sicuramente so più di te, perché almeno, allora, uno che mi scrive magari delle cose che possono contraddirmi, allora io sono d'accordo, ascolto. Se hai ragione, dico cazzo, hai ragione. Ma fare il meccanismo della sinistra italiana, che è solo distruggere, distruggere, ma non portare mai un cazzo. Sì, perché la vostra sinistra non porta mai niente di buono. Distrugge, distrugge, ma vai a cagare. Abbannacci, vai a cagare. Non avete mai proposto un cazzo. Mai. Cosa? Cosa c'entra adesso? Guarda la Puccione come si schiera col merda. Cosa c'entra? Come siete Ormai con tutti? Che voi avete tempo da perdere perché non fate un cazzo tutto il giorno. Siete lì seduti sulla poltrona rossa a prendervi lo stipendio. Cazzo, sono Batman. Ma vai a fare il culo. Cazzo, accesi due con un cerino. Due. Oh, ma dove cazzo stai quando servo? Me la godo. Ma no. Ma scusa un attimo. Ma lui fuori onda, lui mi istiga. Sinistra di merda, dai, attacca. Sinistra di merda, inizia qui e là. La Madonna, si è spento tutto il mondo. No, siete bloccati. Visto, però in realtà funziona. Si è verificato un problema e il dispositivo deve essere riavviato. Hai voluto mettere il computer di destra? No, era di sinistra. Te l'ha messo Patrick, che è un noto nazifascista. Ma non è vero. Patrick, di dov'è? È vero. Di Düsseldorf. SS. Ma non è vero. Patrick inizia con la doppia S. Ma non diciamo cazzo. Sì, l'ho visto con la fascia rossa. Questo è brutto, sì. Secondo me è un sinistroide a Mediaset che sta ascoltando. Sì. Questo è un software di sinistra. Sì. Paolo si frizza sempre con delle espressioni così intelligenti che è veramente meraviglioso. Ma comunque, adesso non ci sono le immagini, no? Sì. Siamo io e te, caro amico filippino. Sì. Allora, io vorrei capire una cosa. Il tuo meccanismo perverso è infame. Sì. Tu mi accendi e poi stai lì e te la godi. Questo è un discorso che abbiamo fatto ieri. Che ti ho detto che la sinistra italiana ha perennemente cercato di demolire quello che dicevano gli altri senza proporre mai un cazzo. Okay. Fammi un esempio. Mille. Ma io non faccio politica, io sono un alleggeritore. No, questo però è fare politica. No, scusa, tu hai lanciato. Fuori onda possiamo discutere quello che vuoi. Ma almeno un esempio. Hai lanciato un sasso, adesso. Un esempio uno. Argomenta, ha ragione Fabio. Noi abbiamo discusso ieri fuori onda. Poi io quando divento serio divento tedioso, pesante. No, puoi anche dirlo facendo delle scorregge dei rutti. È quello che faccio solitamente. Mi sono anche arrabbiato stamattina perché hai levato il bagno del mio amico invisibile. Lo so, scusami. Lui adesso dove pisce? Scusa, caga. Stai cambiando argomento di nuovo. Sei Sto furbino. Sto il programma. Ma guarda che puoi alleggerire ruttando e scorreggiando dicendo suona il tuo pensiero. Suona delle maracas nel frattempo, non lo so. Suona, vai. Un pompino. No. Dei tamburelli. Dai. Niente, vedi, lui non ha il coraggio di dire quello che pensa. Non è un fatto di coraggio, è intelligenza. È il solito coniglio di destra. Ma la gente che ci ascolta non vuole sentire due che berciano sul ma stavamo scherzando, Marco, secondo te. Ma sai come sono questi sempre fasci? O sono in branco o se li prendi da solo si cagano addosso. Lui quando è fuori dal branco guarda si caga che quelli sotto. Che vanno a cagare il cazzo in branco ai comizi, siete voi. Ecco, vedi il commento. Così è bellissimo. Allora, se litighiamo con le scorregge sotto, fa riderissimo, è bellissimo. Sembra una puntata di Vespa. Io penso di poter asserire, ma proprio con grande serenità, che secondo me nessuno in questo programma in realtà appartiene a una ormai a una, come si chiama, a un partito politico. Cioè ormai fa schifo talmente tutto che secondo me anche Fabio, che era tanto di sinistra, anche lui ha i suoi dubbi. Ma io rimango di sinistra, sono i partiti di sinistra che non ci sono più. Io sono sempre fermo lì. Sono i partiti che se ne vanno, io sono sempre lì dov'ero. E la Puccioni oggi, hai visto come si è. La Puccioni è renziana, dai. Al centro con Renzi. Io non l'ho capito perché te sei di sinistra, sei tutto quello precisino, e io renziana. Perché renziana. Come quelli di sinistra devono criticare senza proporre. Lei si veste da renziana, si vede.
indossa il d'azzurro tutti i giorni. Capisci perché io non porto? No, ho capito. Come posso io affrontare un discorso? A me non me ne frega un cazzo proprio. Ma a me di voi proprio. Ma anche a me di voi. Cioè non io proprio non entro nei discorsi perché non vi considero intelligenti. Addirittura. Non ci consideri io. Addirittura. Cioè non vi considero miei pari. Addirittura. Dei buffi cretini con quali faccio un programma. Ma sei tu quello che parla sopra le scorregge al momento però. Esatto, perché vai. Anche Palmieri è di sinistra, vedi? Non è vero. Vedi a protestare mentre ma uno parla. C'è una persona proprio apolitica, è lui. No, no, lui sta scherzando. Ma va, Pippo non gliene frega un cazzo. Ma si chiama Ghezzi di cognome. Ma lo facciamo, partito, ormai la politica è diventato come il calcio. C'è un libro nero sotto l'ascella. Ma non è vero. Scusate, abbiamo riavviato tutte le macchine, ci vuole un po'. Allora facciamo così, ci colleghiamo con caro diario e poi dopo continuiamo a scorreggiare parlando di mentre politica. Parla Paolo. Tanto guarda che quando parlano i politici la gente percepisce quel suono pernacchia, lì, pernacchia. Scorregge all'incirca sì. Vai Pippo, andiamo. Lei è una stronza senza freni, lui è succube di lei, vanno in giro come treni da le Andi Pirenei. Dei casini che non sanno sistemare, ora per uscirne vivi li vedremo saltellare. Nel passato, nel futuro, caro diario a spasso nel Tampas. Nel passato, nel futuro, caro diario a spasso nel Tampas. Nello scorso episodio, cosa fica è vittima di mutazione storpiante, nel momento in cui pensavano che tutto fosse andato storto per via della distruzione accidentale della macchina del tempo, si ritrovano al cospetto di loro stessi arrivati dal passato, a bordo della macchina del tempo stessa. Questo assurdo accadimento cambia le cose incasinandole al punto dell'inverosimilità. Vediamo come gestiranno gli ormai quattro poveri stronzi la situazione. Ma... E con questo sono 6 sacchi dell'umido pieni. Ah, che fatica macellarci. Ma come? Non lo so. Ehi, Perpedez, perché sei così sconvolto? La smetti di pisciarti sotto e piangere come una checchina? Come se non mi avessi mai visto sfracellare i crani e disarticolare corpi umani per darli in pasto ai maiali. Sì, ma non i nostri. Come hai potuto, amore? Io pensavo che ti fossi chiuso in camera con te stessa per fare del sesso, non per ammazzarti. Allora, demente, ma quale persona sana di mente si autoscoperebbe? E poi pensavo che separando i noi stessi che sono arrivati con la macchina del tempo avessi capito anche tu di sgozzarti. Invece sempre tutto io devo fare, che cazzo ti lamenti? Ora abbiamo nuovamente la macchina del tempo e poi ammazzare noi stessi del futuro o del passato non è reato. Ma come? È proprio questo il punto. Non sappiamo che abbiamo fatto fuori dalla linea temporale. Se fossimo noi del passato, ora non esisteremmo più. O peggio, se fossimo noi del futuro, di quale futuro? E perché siamo tornati qui? Mamma mia, quante cagate! Magari siamo tornati per farci ammazzare da noi stessi e farci tornare in possesso della macchina del tempo. Ma quale persona sana di mente andrebbe indietro nel tempo per farsi ammazzare da se stesso? Sì. E comunque un mezzo limone a me stesso ce l'ho dato. Ero troppo curiosa. E poi dovevo autodistrarmi per piantarmi il cacciavite in gola. Ma come? Cosa? Non mi hai mai detto che so di alcol e sigarette? Eh beh, amore, fumi, bevi e ti droghi. Non puoi pensare di avere l'alito di fiori di campo. Eh no. Beh, la mia io in quel sacco fra 20 giorni avrà proprio delle belle margherite in bocca, ma dalla parte della radice. È un po' sì. No. Nel frattempo, alla centrale di polizia. Ispettore, ci siamo. Sono arrivate delle intercettazioni dalla casa dei due spacciatori. Crediamo abbiano appena commesso un omicidio. La smetti di pisciarti sotto e piangere come una checchina? Come se non mi avessi mai visto sfracellare i crani e disarticolare corpi umani per darli in pasto ai maiali. Accidenti, un regolamento di conti fra cosche. Interveniamo prima che si liberino delle prove e poi li incasseremo per la droga e dovranno patteggiare e sputare i nomi del cartello dei calabresi per non avere il carcere duro. Sì, ispettore, prepariamo la squadra! Amore,
Non ho una bella sensazione. Ricordiamoci che abbiamo la polizia alle costole. E forse è il caso di andarcene alla svelta nel futuro dopo aver aperto questi famosi conti di risparmio. Così saremo ricchi al nostro arrivo. Ma Pirletta, se arriviamo nell'epoca dove siamo noi adulti, avremo nuovamente il problema di incontrare noi stessi. No, se andremo in un'altra città o nazione. Eh no! Io voglio scoparmi il manichino di lui uomo. Ma lo sogno da quando eravamo mille anni nel futuro. Ma come? Basta con sto cazzo di manichino. Con i soldi te lo faccio spedire a casa. Ma ora muoviamoci. Telefona al direttore della Cariplo e fatti vincolare 5 miliardi su un conto risparmio postale fino al 1999. Perché 999? Perché poi arriva l'euro e la prendiamo nel culo. Ah già, l'euro. Senti, ma ci facciamo un bagnetto in piscina prima che devo pisciare? Ma no. In che senso? La tengo da stamattina. Ma no, puoi andare in bagno in casa, scusa. Ma vedi che sei proprio un coglione? Che cazzo ho comperato a fare una piscina se non ci piscio? Ma no. Ma scusa, amore, per farci il bagno. No, altrimenti l'avrebbero chiamata bagnina. Ma no. Vedi che sei un deficiente? Oh, cazzo! Apura, scappiamo! Fermi! Posate quei sacchi, non vi muovete! Polizia, fermi! Presto, amore, corriamo alla macchina del tempo, ora! E i soldi? Ce ne freghiamo dei soldi, troveremo un modo, ma bastano finire in galera! Poi per giunta ci sono due corpi fatti a pezzi nei sacchi dell'umido! Oh, cazzo, non ho pisciato e ora devo anche cagare! Corri, presto! Eccomi! Imposta la data, amore! Ho un'idea! Quale? Fidati di me! Dove va? Vai presto! Dove va? Sono feriti! Signore, guardi! Sono morti! Qualcuno li ha trucidati e messi in questi sacchi! Ma che cazzo, in 20 minuti! Ma che cazzo di sicario è stato? E comunque immaginavo che avremmo fatto questa fine. Quello secco era proprio un coglione. Vabbè, chiamate la scientifica, siamo arrivati tardi. No! Che cazzo succede? E ti avevo detto che la Ferrari non poteva andare a vodka. Non è la Ferrari, guarda! Oh, cazzo, amore! Ma è la nostra macchina del tempo! Porca troia! Allora non l'ho distrutta! Sì che l'hai distrutta! Questa cosa non ha senso! Sei pazzo! Ma quello sono io! No, non sei tu! Lui mi sembra più alto! Ma, amore, che cazzo hai fatto? Sono una genio o no? Ma siamo tornati al momento prima di quando ci siamo uccisi da soli! Esatto! Così possiamo avvisarci che arriverà la pula! Sono o non sono una granda? No! Aspetta! Ma... quindi quelli che vengono massacrati e chiusi nei sacchi? Ehi, me stessa del futuro, ti andrebbe di farti un giro su in camera nostra che ti faccio assaggiare una cosina? Beh, c'è sempre tempo per un destro e una ciucciata di passera. No. No. Ma, amore, no! Caro diario, non ci sto capendo più un cazzo. Neanche noi. Mi sono nascosto per scrivere il diario perché l'altro me stesso non sa che tra poco cosa fica del passato scenderà a trucidarmi come avrà già fatto con se stessa. Quindi ora devo fuggire con la macchina del tempo e andare a fermare noi stessi del passato, ma non passatissimo, in modo che non partiamo per tornare ad oggi, che poi partiamo e ci ammazziamo. Porca troia, non ci sto capendo più un cazzo. Ma vaffanculo, Zemeckis. Ma forse ho un'idea che potrebbe risolvere definitivamente il tutto. Spedirò una lettera a noi del 2020 nella quale racconterò tutto. E così non partiremo mai per essere criogenizzati. E magari vivremo una vita fuori da tutti sti casini. P.S. Ma quello che scrive sta roba, ma quanto si fa? Nel passato, nel futuro, anche stavolta l'han presa in culo.
casino, bro. Mamma mia, tu sei pazzo. Tu hai dei problemi seri. Sì. Hai guardato troppe volte Ritorno al futuro. Pensavo di essere io. Pensavo di essere io. Quindi chi abbiamo recuperato, scusate? Il migliore, il migliore. No, numero uno dell'universo. Tozzi fan. Tozzi fan. Abbiamo Tozzi, quindi. Ragazzi, Tozzi, il massimo, sì, il massimo. Mario, ecco, benvenuto nello zoo, allora. Ciao, pronto. Ciao Mario, meno Mario che non volevo Andrea Moccia, quello ma non capisce un cazzo. Sai Mario che noi ti idolatriamo in questo programma, abbiamo un fan club. Tutti proprio, tutti. Non c'è motivo. Senti, ci puoi spiegare bene cosa è successo a Campi Flegrei? Perché le informazioni sono tantissime, ci sono anche persone che criticano il fatto che siano state costruite delle case. Abusivismo edilizio in un cratere. Cioè. Esatto, se ci puoi spiegare tu che sei il massimo esperto, così almeno non facciamo figuracce. No, ci sono tante cose da dire. Intanto quello che è successo sta succedendo ancora, perché lì il terreno si solleva e tu immagina a vivere su un territorio che ogni mese si alza di 2 centimetri. Quando la cosa dura per anni, poi si parla di metri alla fine. Dal 2005, quindi, se non sbaglio, no? Non si è più fermato. Sì. Continua a innalzarsi. Ora, è vero che quel territorio è stato sempre ballerino, perché bisogna considerare che quel mercato che c'è lì, che noi impropriamente chiamiamo tempio di Serapide, quello con le colonne circolari che sta proprio a Pozzuoli sul porto, quello registra i movimenti del livello del mare, perché è finito sott'acqua più volte, quindi tante volte il terreno si è abbassato. Si vede perché degli organismi tipo i datteri di mare hanno mangiato le colonne, quindi si nota ancora quella linea lì del passato, quindi è andato giù parecchie volte. E anche andato su, l'ultima volta che è andato su in maniera significativa è stato negli anni 80, quando si arrivò all'evacuazione del rione Terra, quindi decine di migliaia di persone che si dovettero spostare. Poi recuperò, anche se non tutto, perché una parte della spiaggia di Pozzuoli è nuova, è stata acquisita in quegli anni 80 lì, non è più risceso sotto quel livello il terreno. Adesso siamo di nuovo in fase di sollevamento. Siccome ci sono questi terremoti forti, relativamente forti, insomma 4,4, comunque la magnitudo... Non è proprio una scossina. Non è trascurabile. Poi sai, lì dipende da come è costruito. Se le costruzioni non sono particolarmente adatte, anche 4,4 fa dei danni, infatti si è visto. Certo. Quindi tutto questo insieme porta a dire che dobbiamo interrogarci su che cosa ci sia sotto, ed è semplicemente, ma ahimè, come posso dire, naturalmente, perché quel territorio è fatto così, in una camera magmatica che è arrivata fino a 5.000 metri di profondità, cioè una zona dove c'è roccia fusa che potrebbe preludere a un'eruzione, ma anche con tutti i suoi fluidi, i gas. Che sono alla testa di questa camera magmatica. Se spinge il gas, allora la situazione si può recuperare, il gas può ritornare a essere riassorbito e il terreno potrebbe o fermarsi o ritornare indietro. Anche perché lì se invece il magma spingere, 500.000 persone comunque abitano in quell'area. Finisco per dire che se invece il magma spinge, allora in quel caso è un'eruzione, bisogna andare via. Sì, sono più di 500.000 persone a rischio, lì ci sono una trentina di crateri e bocche vulcaniche, però noi l'abbiamo dimenticato, per venire all'altra parte della vostra domanda, nel senso che in uno ci abbiamo messo l'ippodromo a Dagnano, in un altro c'è una base militare, in un altro c'è costruito, praticamente di tutti quei crateri, quelli che gli unici che ancora oggi tu li vedi e dici ma potrebbe essere un vulcano, uno è la Solfatara, dove peraltro in metà c'è un campeggio, per dirne una, case fino all'orlo. Non vogliamo fare un po' di turismo sulla Solfatara. E l'altro è gli Astroni, che è rimasto con la sua copertura boschiva. L'abbiamo dimenticato, l'abbiamo nascosto il vulcano, ecco un po' questo. Sì. Perché non è un vulcano tradizionale, è quello è che ci frega. Però super non è un cono unico e sono quasi... No, è fatto di una trentina di centri eruttivi diversi, è il nostro super vulcano, cioè a dire quello alimentato da una camera magmatica davvero importante. Al mondo ce ne sono diversi, quello più grosso è forse quello di Yellowstone, quello più pericoloso è questo nostro. Bene, ecco. Cioè, ma infatti leggevo che il materiale che 50.000 anni fa l'eruzione che poi ha creato è arrivata addirittura, la polvere è arrivata addirittura in Russia. Porca troia! Sì, perché perché bisogna considerare che queste eruzioni non sono eruzioni come quelle dell'Etna, e così tu c'è la lava che scende in un fiume, sono eruzioni che invece esplosive, cioè in pratica è come se esplodesse una bomba. Certo. Quando arrivano quelle eruzioni lì, la lava quasi non si vede. Quello che viene fuori sono colate di gas, polveri, lapilli bollenti a 200-300 km all'ora. Quelle portano via qualsiasi cosa. In più, le ceneri più sottili vanno in giro per l'atmosfera, possono fare anche il giro del mondo. Quindi
quindi lo scenario... la trama di un film, purtroppo, invece no, è realtà. Uno dei vulcani più pericolosi del ma mondo. Ma perché non costruirci un bel quartiere sopra? Sei comuni ci sono sopra. Cioè, nel corso degli anni, quello che si sarebbe dovuto cercare di fare, sapendo che quella resta una situazione, è almeno non incentivare chi si spostava lì. Sai, molti vanno a vivere lì perché Napoli è piena, e in più è una bellissima zona, quindi se c'hai la metropolitana o la circolare, la Flegrea, ci vai più tranquillamente. Però questo non doveva essere incoraggiato, anzi, da certi luoghi si doveva proprio incoraggiare invece piano piano. Ma adesso qual è lo scenario che ci possiamo aspettare? Cioè, qual è la cosa? I scenari sono due. Diciamo, nel caso in cui appunto si tratti di una spinta solo dei gas, allora in quel caso il problema può derivare dai terremoti, perché se i terremoti sono così, naturalmente sismi ripetuti possono fiaccare la resistenza delle costruzioni. Però leggevo massimo di magnitudo 5. Sì, e comunque sai, magnitudo no, 5, no, certo, tu considera non è poca roba. Considera che a casa Micciola, 4-5 anni fa, a Ischia, prima dell'alluvione, con un terremoto, mi pare proprio 4,2, dovrei sbagliarmi, ma addirittura minore forse, morirono due persone. Mm. Nel senso che quando il patrimonio costruito è fatiscente, certo, il terremoto non ti uccide di suo, e ti uccide se la casa è costruita male. Certo. Quindi, però se invece lo scenario è quello dell'eruzione, lì c'è niente da fare, non è che costruisci meglio, te devi andare e basta. Ah. Quindi nell'ambito di questi scenari c'hai la possibilità che, perdurando il rigonfiamento, perdurando i sismi, sei costretto a evacuare. In quel caso le persone dovrebbero aver saputo, perché ci sono i piani, che non debbono prendere l'auto privata, debbono invece andare ai punti di raccolta, essere presi da mezzi pubblici adibiti all'uopo e poi portati nei luoghi che sono quelli già deputati. Cioè, il piano prevede tutto, anche dove devi arrivare, dovresti uscire con una valigetta di casa. Io credo che temo che questo sia molto difficile. Beh, ieri cioè, che la gente abbandoni lì le auto e vada. La vedo anch'io dura. Mario, sì, volevo farti una domanda, ma secondo te, da geologo, c'è una possibilità di prevedibilità? Si può prevedere in qualche modo come andrà? Sì. Si può prevedere, perché noi misuriamo i terremoti se aumentano in intensità e in numero, misuriamo il rigonfiamento del suolo, dicevo 2 cm al mese, e poi misuriamo la temperatura e la composizione dei gas e delle fumarole, quelle che ci sono lì naturalmente, sì, a Pisciarelli, se per caso si avvicinassero, quando cambiano, ecco, quando cambiano quelli, temperature che si innalzano, composizioni che cambiano, tu puoi ricostruire un quadro che prelude un'eruzione, diciamo, con un minimo di 72 ore. Minimo a preavviso. Non bastano mai 72 ore. No, per sbocciare 500.000 persone, no infatti. Insomma, dovresti essere. Sai, però il problema è che se tu fai questi piani e non fai le esercitazioni, ne hanno fatte davvero poche. Io ne ho seguita una. Ricordo che sabato sera va in onda una mia puntata di Sapiens, proprio su Rai 3, in prima serata, dedicata ai campi ferrei, in cui facciamo vedere un'esercitazione. Quindi vanno fatte, perché quando tu c'hai paura, si rischia che tu fai una cosa che non va bene, perché spesso le cose che devi fare sono controintuitive. Certo. Magari fare una cosa invece di un'altra. E se tu vuoi ragionare in quel momento lì, non ragioni. La cosa migliore è che fai una cosa che hai imparato a fare, come sulla nave, quando ti fanno fare per prima cosa l'evacuazione, no? Con le barche d'emergenza. Quello te lo fanno fare per una ragione precisa, perché nel momento del panico tu lascia stare la ragione, che tanto la usi male. Quello che devi fare è fare una cosa che hai imparato. Certo. È vero, anche qui facciamo le esercitazioni, infatti. Ne approfittiamo per andare a fumare. Quando sull'aereo ti fanno vedere il cinturino di sicurezza e tu guardi il telefonino e te ne freghi. Cioè, in realtà non succede. In realtà dovresti prendere quei comportamenti come molto meccanici, no? E quindi fare quello perché l'hai visto che si deve fare così. Se no, altrimenti, guarda, abbiamo visto nell'alluvione quante volte delle persone a me muoiono perché scendono le scale invece di salirle. Eppure è strano, no? Dici, ma com'è possibile? Che vai di sotto? Devi imparare che devi fare un'altra cosa. E quindi Mario, la situazione adesso è sotto controllo, perché questo lo dico in finale, perché è uno dei vulcani più controllati del mondo e perché non sembra al momento che ci sia da prevedere un'eruzione. Quindi, per il momento, ci preoccupiamo di questo, ma solo di questo. Mario, volevo chiederti una cosa, ma è vero che se dovesse succedere a Yellowstone è finita per tutti? Cioè proprio... dipende da... Yellowstone, l'ultima eruzione grossa ce l'ha avuta 600.000 anni fa. Se ci rifacciamo a quell'eruzione lì, praticamente tutto il continente nordamericano è stato coperto di ceneri. Quindi significa una gran fatica per riprendersi. Un paio d'anni. Ma noi che siamo a Miami ci salviamo? No. Butti in mare. Miami no, non ti salvi. No. Ma noi invece che siamo tipo Milano, Genova, così comunque riusciremmo a ridere nonostante la cenere. della fine dei fottuti Yankee. Paio d'anni di buio ci toccano. Ecco, appunto, poi rimarrebbe un freddo, rimarrebbero tante cose negative che adesso non stiamo qui a valutare, sperando che tutto rientri, diciamo, ecco, in magari una stasi e poi uno sgonfiamento molto progressivo, molto
Trento, ecco. Comunque Mario, sono arrivati un sacco di complimenti a un sacco di persone che ti rispettano tantissimo, non come quel ciarlatano di Andrea, cioè, sto scherzando. Comunque guardate Sapiens perché è un programma stupendo. Sì, bellissimo. Anche se siete Cro-Magnon, guardatelo. Fate un appuntamento Cro-Magnon fisso con Tozzi, speriamo erutti, ma come speriamo? Ma va che merda, ma la gente è proprio merda. La gente ignorante. Mamma mia, grande Tozzi, studioso e preparato, non come i complottisti di merda. Io pensavo avesse fatto solo si può dare di più, invece che non è Tozzi quello di gloria. Io invece sono affascinato dagli anelli di Mario perché gli piace un sacco. Lui è Saturno. Perché gli anelli, sai, sono tutti corrispondono a una piccola storia, a un momento, a un posto, quindi mi piace portarli. Sono il mio vezzo, l'unico vezzo che ho è quello. Io invece ti odio, diciamo, perché sono anni che ti chiedo di venire a Milano, ma te a Milano non vieni. C'ha ragione, è una città di merda, ha ragione. Bravo Mario, bravo, bravo. Sono d'accordo con te. Mario, grazie mille, grazie, tanta stima davvero. Grazie, un abbraccio. Grazie. Mario Tozzi nello zoo. Che bello. Pulito, quando sono così, ma quanto sono belli. Tac, tac. Mica come quel ciarlatano di Moccia. Sono gentilissima. Non ha risposto al telefono, si prende gli insulti. Sai perché? Vedi, quando lo facevo io. Perché lui è un fan dello zoo e stava ascoltando la puntata e non voleva interrompere la puntata. Infatti ha scritto adesso un messaggio alla Chica dicendo: mica che bravo Tozzi, continua ad ascoltarvi volentieri. Capito? Ci ha fatto un favore. Pensa quanto ama lo zoo. Andrea, ti vogliamo bene, sto scherzando. Però bravo, Tozzi è più bravo, dai. No, vabbè, comunque Geopop è veramente una piattaforma molto fatta bello, con i controcoglioni, veramente. Ogni tanto qualche cagata la sparano anche loro, ma è normale. C'è sempre quello di destra anche in Geopop. Marco, in chiusura di programma ricordati di salutare anche tutti quelli che ci hanno ascoltato in replica su 105 dalle 23 all'una di notte. Va bene. Inoltre, se riesci, devi salutare a modo tuo anche Paolino e Martin, che vanno in replica la notte subito dopo di noi. Dai, fallo, fai qualcosa. Non hai fatto un caso. Ho rifatto lo studio ieri. Lui, devo andare. Jet ski, nostalgia dell'Italia. Te quel pezzo di merda là in spiaggia, lì, il merda lì, quello che mantieni lì, un calero. No, ieri ho fatto il trasloco. Ma dove? Ma perché? Come fai a traslocare che sei qua già in vacanza? Ho dovuto traslocare perché hanno spento l'aria condizionata. Allora ho diretto i lavori. Vedi, sei uno che inquina, devi vivere come me. No, ho spento l'aria condizionata. Con le finestre aperte. Lasciare che il vento ti rinfreschi. Ma se c'hai 12 gradi in casa, qua dentro si congela qua dentro. A tra poco. Fare i commenti mentre Vota Antonio. No, Fabio, ti sei perso i commenti, ma fuori l'immaginavo. Comunque gli puzzano i piedi. Ma no, li nasconde perché probabilmente lei è una merda, è brutta. Ma cosa stai dicendo? Schifo. Ma è brutta come la merda. Allora deve avere dei piedi orribili e li nasconde sotto i cuscini. Gli puzzano, gli dicono: copriti i piedi che puzzano. Sì. Magari ha dei brutti piedi, Ma sto ballo. Aspetta, facciamo il balletto io e te. Aspetta. Totò, aspetta. Sembrano Balù e Baghera. No, è Totò. È Totò quando fa lo scemo. Totò truffa. Mamma che schifo di video. È brutto. Quel balletto lì è brutto. È brutto tutto. Sono tutto spasticato. Perché ha fatto ciò? Le basta stare seduta su una chaise longue. Mamma mia, che brutta. Però io vorrei fare un esperimento un giorno. No. Parte la canzone e lasciamo il microfono aperto e tu fai i commenti, però come li fai quando il microfono è chiuso? Non saranno peggio dei tuoi che hai detto che è una merda. Vabbè, scusa, io posso dire quello che voglio? No. Non posso dire che a me Shakira fa cagare, scusa. No, è una bravissima artista. Comunque già in Waka Waka faceva la roba lì di Totò, non so se ve lo ricordate. Sì, ma qua non c'entra niente, perché il pathos del video con sti cavalli di legno, tutto a rallenti, a un certo punto lei parte tutta sclerata. Chicca, io ti chiedo una cortesia. Tu mi mandi troppe robe interessanti, troppe. Non ce la faccio mai a leggerle tutte. Allora, o facciamo tipo, sai, i telegiornali quando fanno le rassegne stampa? Cioè, sono troppe le notizie. Senti questa, allora, leggiamo solo i titoli perché sono bellissimi. Le negano le ferie e manda la sorella gemella al lavoro. Cioè, questo è geniale. Poi abbiamo, aspetta, non so se sapevate, avevano aperto questo portale che connetteva Dublino e New York. In realtà erano due schermi con le telecamere che riprendevano New York e dall'altra parte Dublino, non era un vero portale. L'hanno dovuto chiudere perché
inizialmente era bello, sai, la gente nella piazza Dublino salutava quelli di New York. Poi hanno iniziato tette fuori, guarda, queste tette fuori, uno col cazzo di fuori, due che scopavano. L'essere umano, tu dagli la tecnologia e lui posterà gattini. Questo però accade solo in Occidente, caro amico mio, perché mi sono fatto poi tutta una ricerchina, no? E ho visto che veramente in Cina i loro social, sai che loro bloccano Facebook, per esempio, non funziona in Cina. Perché sono intelligenti i cinesi. Sono intelligenti e il loro, diciamo, loro social preferito, che è TikTok, che è fatto in Cina, fa vedere delle immagini che veramente, cioè, mi hanno sconvolto. Bambini a scuola che fanno, non hanno, sai che in Cina non hanno i bidelli, cioè sono i bambini stessi che puliscono la scuola, cioè finite mentre le ore i bidelli li guardano e li deridono. No, loro vengono educati, fanno corsi di cucina in anche classe in Giappone, ma bambini di 4 anni, 3 anni che cucinano vestiti in divisa e tutto il resto, e tu vedi solo queste immagini, no? La perfezione di una cultura che sta migliorando di anno in anno. Poi sappiamo bene che ci sono delle robe orribili che accadono in Cina. Ci sono anche gli eccessi, cioè, comunque, perché stanno dalla mattina alla sera a studiare. Però a livello social loro non fanno vedere lo schifo, fanno vedere solo il meglio del paese, quindi la gente è incentivata a fare sempre meglio. Dall'altra parte del mondo Salvini invece, che siamo... abbraccia i salami. Questo è quello che vediamo sui social. Cioè, capisci? Allora c'è un problema molto grosso a livello culturale. Noi ci stiamo impoverendo e loro si stanno arricchendo, non solo a livello di denaro, ma si sta arricchendo proprio a livello culturale, perché il loro messaggio è: facciamo vedere il meglio del nostro paese. Invece facciamo vedere il cazzo l'altra parte del mondo. Capito? Esatto. E così Belino. Hanno chiuso il portale. Poi questa è bellissima. Rimane incinta di uno sconosciuto, lancia un appello per ritrovarlo. Ascolta. Allora, cioè, incinta di uno sconosciuto. Questa è andata a Tenerife l'anno scorso. Con molto più di un profumo. È atterrata senza mutande. Pedro. Ha avuto un'avventura di una notte sulla spiaggia con un ragazzo di 19 anni. Due erano però parecchio alticci e non si sono scambiati i numeri di telefono. È rimasta incinta. Lei è rimasta gonfia. E lui la sta cercando. Sì, sì, sono io il padre. Sì, oh. Anche lui sta facendo degli appelli social, ma purtroppo, essendo cinese, vedono solo le cose migliori. I suoi appelli no. E poi c'è questa bellissima. Poi chiudiamo, chiudiamo. Senti, la rassegna stranca. Sta andando molto di moda il silent travel, i viaggi alla ricerca del silenzio. Cioè, tu pensa, noi tendenzialmente cerchiamo di vivere ammassati uno sopra l'altro, certo, anche se ci odiamo, no? Però tanta gente vuole vivere in città perché gli piace connettersi, gli piace andare agli aperitivi e tutto il resto. Siccome ci siamo un po' tutti rotti il cazzo, adesso le vacanze più interessanti sono quelle del silenzio. Cioè, ci sono addirittura agenzie che organizzano Rapallo. No, vai, che Rapallo? No, non c'è vai, bisogno. Vai nei boschi a piedi. Ma no, Marco, non c'è bisogno, vai in Liguria. Ma smettila. Non c'è un cazzo. Tu da Cogoleto fino praticamente ad Albenga, non c'è un cazzo. Tu vai, guarda, non c'è nessuno, non c'è un ristorante aperto, non puoi prendere un caffè, te, niente. Che sei una merda e provieni da quella regione meravigliosa. Stupenda. Io sono d'accordo con i Liguri. I Liguri dicono: noi ci state sul cazzo. Volete venire qua, strapagate le robe, non abbiamo voglia di aprire i posti. Niente, ci state sul cazzo. Voglia di fare il Ligure è onesto. Il Ligure te la dice in faccia. A parte te che sei una merda perché sei un gemelli. Perché siamo tornati. Ah, beh, giusto. Perché, dimenticavo che l'oroscopo condiziona la personalità. Sì, certo. Perché adesso no. Ci sono delle cose che accomunano i segni zodiacali. Certo, Marco, come negarlo? Io ho tanti amici della bilancia, per esempio Gigi il milionario è identico a me per tante cose. Sì, certo, ma per altre è un po' eccessivino. Ecco. Come negare che un pianeta a 25 milioni di chilometri di distanza possa in qualche modo influenzare il tuo carattere? Ma non capisci. Guarda che questa Vergine, siamo tutti precisi. Guarda che gli astri sono una cosa, l'astrologia, cioè la cartomanzia, un'altra. Invece l'astrologia si basa l'oroscopo può essere considerato una cagata pazzesca, ma l'astrologia l'astrologia è un invece studio. È una scienza rivelata, con dietro delle solide basi. Vogliamo chiamare Tozzi? Porca puttana, guarda, cioè, come ragazzi, lo odio. Aspetta, sai perché mi odi? Perché adesso Marte è entrato nel Capricorno. Alisei, aspetta che tolgo la spugna. Marco, ma i segni zodiacali nel 2024. Questa è una roba grave, quando tolgo la spugna è terribile. Alisei, ecco, non puoi continuare a approfittare del fatto che siamo a distanza di 9000 km, perché un aeroplanino, mi ci porta lì in un attimo. Io in 7 ore e mezza, 8 ore. No, sono perché lì. Tu poi ti lamenti che non c'hai i soldi per la prima classe, allora ricatti la radio e non ti preoccupare, vieni. Guarda, per queste questioni li trovo i soldi. Ah, okay. Vedi che sto accarezzando. Ma tua moglie è d'accordo, però, perché poi
tu mi lanti. Mia moglie è una santa. Mia moglie, non tiriamo in mezzo le mogli. Ma ti hanno delle bottigliate. È uno scenario accidentato, quello su cui ti stai avventurando. Sto accarezzando il microfono, questo è proprio. Mentre tu accarezzi il microfono, quell'altro ti sta sfilettando come un tonno. Ti sto confettando, Marco. No. Sì, va bene, va bene. Tu continua. Accarezzami il microfono. Guarda, ma che mentre avvicino, voi mi minacciate, cioè avvicino il microfono taglia sempre di più, e quindi siamo sempre più vicini. Sei aggressivo, così sei aggressivo. Non toccare la tastiera, che è un attimo. Ah, sì, che si spegne tutto. Ma vai, tutto solido, è venuto Patrick, adesso funziona tutto. Vai a fanculo. È un'altra stilettata. Continua, continua. Sei brutta cattivo merda. Ma sai, io che arranco ormai dopo la diretta. Lo distruggo. Basta, questo, Marco, è il mio ascendente in Ariete. Che... È chiuso. Ma se sei gemelli e sei proprio il classico gemelli, classico gemelli, doppia faccia, mamma mia. Analizziamo il segno dei gemelli. Qualcuno può dirci qualcosa? A parte tutti gli altri, Alisè è una merda. Voglio capire se il segno dei gemelli. Allora, Pagliuzzi e Scorpione. Sei della Vergine? Io sono Vergine. Allora, io sono ascendente Vergine e io e Paolo su certe robe siamo identici, su altri siamo l'opposto. Questo e sì era più doloroso di tante offese. Mamma mia, questo... vuoi il microfono? Vai. Aspetta, che accarezzo il microfono. Questo perché Nettuno quel giorno lì era. Mamma mia, quanto nella sei arido! Con... Che vite triste che fai, mamma mia. Rimetto io vivo benissimo anche senza Urano nello Scorpione. Cioè. Morirai solo. Sai che al tuo funerale io verrò veramente a deriderti proprio. Non so, secondo me il mio funerale sarà molto presto se non mandiamo il blocco, perché Palmieri lo vedo armato, eh. Andiamo, dai che c'è Wonderland, andiamo. È merda o no? Il grandissimo scontro nucleare è arrivato. Dopo anni di silenzio, nella valle dei pazzi torinesi si è nuovamente risvegliato. Madonna mia, madonna. No. È tornato per combattere i nuovi personaggi del Wonderland. Era rimasto al signor Cappella. Ma dopo 5 anni dovrà affrontare il vecchio contadino, Ennio. Due. Finalmente il grande scontro. Il vento della tangenziale. Contro frumento, uova e tacchini. Tony Termosifone. Contro Ennio. La battaglia finale. Che sei? È arrivata una telefonata a pranzo di Hotel Milano, qualcosa di... Solo che ero carico, numero privato. Non posso rispondere. Puttana, la... Chi sei? Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone? Non posso rispondere. Che cosa vuoi? No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana. Puttana la... Porco non... Non capisci, sei danneggiato mentale. Vedi di sbloccare. Vedi con la testa come un velo claro. Ti sparo nelle gambe. Dove cazzo siete? Porco non... Non so chi sei. Sono Tony Termosifone. Tua madre, conosco tua madre. Tua madre, bastardo. Dove sei, a puttane? Sei a puttane? A bucare. Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, Quando vuoi rispondere rispondi, Hai sbagliato il numero. No, rincoglionito. E non con la doppia, io ero brutto bastardo. E tu che mi scassi il cazzo, madonna mia. Sei bruciato, lo sai? Ti rendi conto che sei bruciato? Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping jumping dalla Mola Antonella. Vieni a Reggio Emilia che ti svita la testa. Pezzo di merda. No. Porco no. Bastardo. Ah, io ti rompo i coglioni. Sono io che ti rompo i coglioni. Testa di merda. Testa di merda, dove sei? No. Sto sentendo che gli hai sbagliato il numero. Devi. Ma
chiamare che sono dei senza sta lavorando, porco tu! Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascino? Dove? Non fare cazzate che... Veramente, guarda che piglio la tangenziale! Non ti conosco! Ma come faccio a sapere chi sei? Sono Tony Termosifone! Ma che porco tu! Termosifone della Madonna! Porca la p***a! Aiuto! Aiutatemi! Con chi cazzo sei? Che dici? Cazzo sei? Porca la p***a! Sei già uscito, lavori un quarto d'ora al giorno, lavori, perché parlavi eri in mezzo alla strada. Che faida bellissima. Siamo arrivati alla fine, ragazzi. Ci risentiamo domani. Che peccato, avrei voluto litigare ancora per tanto tanto tempo. Dobbiamo cominciare prima. Quando vengo a Milano poi è tutto cucciolone. Perché io sono una persona per bene, cioè. Ma va, sei un pompinaro. Poi quando ti vedo vengono fuori i miei veri sentimenti. Ma va, sei un pompinaro. Non sono capace dai. A dissimulare l'affetto io, Marco. Ma smettila, cioè, non sai neanche qua, cos'è l'affetto. Ti voglio bene, non riesco. Ma non sai neanche dove si trova. Invece quando l'affetto. Sei lontano sei un pezzo di merda calvo. Domani. Grazie, iscriviti al canale. Un saluto da Nios.